Università di Bolzano, Mint, Matematica, Informatica, Scienze Naturali e Tecnica. Queste le materie sotto la lente di ingrandimento del convegno che punta a sviluppare l'interesse degli studenti per le materie tecnico-scientifiche. Un'iniziativa rivolta alle classi e ai gruppi di studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, coinvolti ovviamente dirigenti scolastici, insegnanti, genitori. Sabina Caslathermour, assessore alla scuola in lingua tedesca e al diritto allo studio, ha fatto gli onori di casa. L'economia ci chiede un sacco di operai specialisti qualificati, soprattutto nei campi della matematica, della tecnica, delle scienze naturali, dell'informatica e cioè noi adesso ci diamo da fare perché i nostri giovani tolgano un po' la paura verso queste materie e speriamo che più che nel passato si interessino per queste materie, per una formazione in queste professioni. È questa. L'interesse dei ragazzi nei confronti delle materie tecnico-scientifiche sta lentamente scomparendo, questo è un dato di fatto. Gli esperti lo confermano, il fattore chiave di una forza innovativa a lungo termine è il consolidamento dell'insegnamento delle materie come matematica, informatica, scienze naturali e tecnica. Con questa iniziativa noi vogliamo sensibilizzare, eh, semplicemente sensibilizzare per le materie matematiche, informatiche, tecniche, scientifiche, perché sappiamo che l'interesse ultimamente eh, non è che sia esplosivo, anzi c'è una tendenza eh, di scegliere sempre meno queste materie, soprattutto da parte delle ragazze. Prima dello spazio dedicato ad una serie di workshop, Alois Fersha dell'Università di Linz e Maria Letizia Bertotti, Università di Bolzano, hanno posto l'attenzione sull'importanza delle materie tecnico-scientifiche nella vita di tutti i giorni. Un'ulteriore conferma che, non perdendo di vista il valore della formazione in questi ambiti, la provincia di Bolzano sta costruendo il futuro della società di domani. L'università da noi non segue il fenomeno italiano perché qui da noi abbiamo ancora delle cifre che salgono anche perché... Gli accademici in Alto Adige non sono tanti come in altre regioni, eh, indipendentemente dal fatto se si tratta di studi accademici o di studi eh, nelle formazioni professionali o maturità, l'economia richiede eh, capacità tecniche, matematiche, di scienze naturali. Allora noi parliamo di un, di un, di un fenomeno generale e siccome abbiamo anche l'interesse che la nostra istruzione garantisca ai ragazzi un posto di lavoro sicuro, qualificato, che gli fa anche piacere e gli porta a uno stipendio del quale possono vivere, cerchiamo un po' di attirare la loro attenzione e il loro interesse verso queste materie. Il convegno MINT porta la firma della ripartizione diritto allo studio, università e ricerca scientifica in collaborazione con la Libera Università di Bolzano, i Dipartimenti Istruzione e Formazione Tedesca, e Italiana e Ladina, l'EURAC, il Museo di Scienze Naturali, con l'IRE, l'Istituto di Ricerca Economica della Camera di Commercio, sempre di Bolzano.